Eccoci qua, benvenuti al nostro live show in diretta con HBD. Oggi vi diciamo così, voglio approfondire un tema che personalmente sento molto, che è quello, diciamo, del manager. E con me oggi c'è Gianni che ormai è Buonasera a tutti, anzi, buona giornata a tutti. Sì, diciamo che non si capisce più niente con queste, diciamo così, dirette che facciamo dalla mattina alla sera. Detto questo, Gianni, che stavo dicendo proprio del ruolo, no? Che il tema che affronteremo oggi è proprio quello del ruolo del manager all'interno della nostra azienda, e ci accingiamo proprio a presentare, sarà un open day proprio lunedì, un open day con una società che si chiama Freccia. Freccia è una società di gestione che organizza un corso di formazioni manageriali e saremo, diciamo così, con loro lunedì a questo appuntamento dedicato proprio al ruolo. Un ruolo molto importante che è quello del manager o, diciamo così, receptionist all'interno dell'azienda, di un salone, che diciamo è un ruolo che fa da tramite fra chi eroga il servizio e chi lo riceve. Lunedì avremo Freccia, quindi i consulenti Freccia che faranno questo open day che durerà 90 minuti circa, e dove proprio daremo una serie di indicazioni molto concrete sul, cioè quindi il partecipante porterà proprio a casa come diventare reception in appena 90 minuti, un viaggio direzione specializzazione. Proprio di specializzazione parleremo, un tema a noi molto caro, Gianni, e quello che volevo chiederti proprio in questo momento, proprio subito in diretta, è tu che vivi molto a contatto con tutta la nostra categoria, quindi con tanti nostri colleghi, qual è la percezione che hai di questo ruolo del manager dove il salone, diciamo così, trae il grande beneficio di avere più tempo da dedicare al proprio cliente e di conseguenza avere una figura che ti organizza e ti fa erogare al meglio il tuo servizio. Quindi qual è il sentore? Che cosa, come lo vivi tu, diciamo, in mezzo ai nostri colleghi questo ruolo? Senti, vedi che si sta muovendo qualcosa, c'è richiesta? Dammi una tua Guarda, impressione. grazie Claudio. Un argomento a mio avviso estremamente interessante e importante. Ora, chiamiamo questa figura come vogliamo, no? Manager è la parte probabilmente più importante perché declina proprio il fatto della gestione delle persone che sono all'interno di un luogo di lavoro. Chiamiamola manager, chiamiamola receptionist, chiamiamola, scusate, persona che organizza il salone. Chiamiamola come vogliamo, ma sono convinto che sia una figura estremamente importante perché oggi più che mai c'è necessità, ma questo ormai lo hanno capito veramente tutti, di non soltanto lavorare manualmente, ma di organizzare il lavoro all'interno del salone con criterio. Ed un criterio non può avvenire se non hai, come tutti gli argomenti che si affrontano, una informazione, quindi non puoi fare un certo tipo di lavoro, quindi in questo caso di organizzatrice o di organizzatore, che sia un uomo, che sia una donna, di alcuni argomenti che sono fondamentali in salone. L'unica cosa che sono convinto che va sottolineata, qualcuno si starà domandando: ok, sì, una receptionist probabilmente ha un costo. Attenzione, però rimanete collegati e soprattutto approfittate di questa situazione perché non è vero che devo soltanto ascoltare questo incontro se posso assumere una receptionist, ma io stesso posso diventare l'organizzatore del mio negozio. Ma al di là di chi lo faccia, convinto che ci sia necessità, perché altrimenti il negozio non sopravvive. E E a difatti, proposito di questo, io direi, Claudio, che tu hai una persona che lo fa egregiamente all'interno del tuo salone, che ha fatto questa esperienza, alla quale vorrei fare a lei qualche domanda, no? Per come è andata. la tiriamo subito in ballo anche lei, visto e considerato che lei ha fatto questo percorso, per cui può darci un grande contributo in questo senso. E ti tiriamo dentro Olivia, che è, diciamo, la persona che gestisce all'interno della mia azienda. Ciao Olivia, buongiorno. Ciao a tutti, Ciao. 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 Tutta la Ma io parte, volevo diciamo, chiederti una logistica cosa, organizzativa. certo, la chiedo io più che Claudio, che è il tuo titolare, no? A tutti Anzi, io mi ritrovi. Ti taccio, anzi, mi tolgo, vi lascio voi due la scena, così almeno ritrovi, parlate. grazie. Tu sei in un salone abbastanza complesso, no? Abbastanza complesso nel senso che siete molti all'interno. Quanti siete, Olivia? 16. 16, tante persone, un'azienda davvero importante.
Senti una cosa, non credo sia facile il tuo ruolo, no? Perché organizzare il lavoro per 16 persone sicuramente non è una cosa semplice. Immagino come per tutto all'inizio sia stato abbastanza complicato, ad un certo punto hai avuto bisogno anche un po' di una mano, no? Com'è cambiato quindi la mano con il tuo titolare che ti ha fatto fare un percorso con appunto Freccia, giusto? Ci Sì, vuoi raccontare esattamente. un po' com'è cambiato il tuo ruolo da prima a dopo aver fatto il corso con Freccia? Assolutamente. Allora, diciamo che io quando sono entrata in questa azienda ero un po' acerba, no? In questo lavoro mi sono trovata con 16 persone, perciò anche con tutti i ruoli diversi, ed è stato difficile all'inizio l'approccio con questo tipo di gestione. Perciò, ovviamente, ci siamo resi conto che oltre al fatto di magari saper cavarsela, servisse qualche informazione in più, come hai detto bene. Infatti, volevo arrivare proprio a questo, no? Tu hai come caratteristica sicuramente di essere predisposta all'organizzazione e alla precisione, però poi in realtà serviva un metodo, no? Immagino Sì, serviva bravissimo. un metodo soprattutto che ti potesse dare le garanzie o l'efficienza giusta. E questo credo che sia davvero una cosa di cui tutti i saloni hanno necessità, al di là del fatto che siano 16 o 4 o 3 o 2. La gestione è la cosa più importante. Ci vuoi indicare quali sono stati i passaggi chiave che hai intuito da subito, appena hai fatto il corso, che potevano darti una mano? Allora, sicuramente diciamo, la scoperta di strumenti che mi hanno aiutata a decodificare, scusate, decodificare alcune situazioni. Gli strumenti sono essenziali perché noi siamo sempre a contatto con un pubblico a cui ovviamente dobbiamo dare un certo tipo di servizio, un servizio di livello ovviamente, e la preparazione personale, emotiva e ovviamente anche tecnica, è fondamentale per arrivare all'obiettivo. Perciò sicuramente questo corso mi ha dato la possibilità di avere vari strumenti da poter utilizzare in diverse situazioni. E sia parlo sia ovviamente io pubblico e io collaboratori, che è molto importante perché ovviamente nel momento in cui tu sei pronta anche a gestire con un certo tipo di professionalità e anche con dei criteri validi dei collaboratori, sicuramente si crea un piccolo ecosistema che funziona molto bene e poi si vede da fuori, ecco, una Quindi, cosa. correggimi tu se sbaglio, il fatto che tu possa lavorare con una persona, tu titolare, o con 16 persone come voi, o ancora di più con 30, c'è bisogno di mezzi e di strumenti per poterlo fare nella maniera più corretta. Corretto? Confermi? Assolutamente, sì. Ok. Quindi, in che percentuale, secondo te, il tuo corso, il tuo stare a contatto con Freccia ha migliorato la tua professione? Guarda, io parlo personalmente e personalmente devo dire che magari non ti so fare una stima, ma da quello che vedo da quando ho iniziato, da adesso penso. E anzi, ne sono certa che il mio livello si sia alzato di molto e sinceramente lo vedo anche nel mio rapporto, ripeto, con collaboratori e con clienti. Perciò io sono molto soddisfatta di questa esperienza che ovviamente mi fa sentire soddisfatta, sicura di quello che faccio, professionalmente più preparata e perciò di portare anche qualcosa di buono all'azienda Guarda, e io dico sempre, Olivia, che quando le cose sono preparate sembra di essere a teletruria e si vede perfettamente che invece questa non era preparata, ma si vede perfettamente che eri sincera perché il tuo discorso era talmente sentito che era così e a questo punto io direi di rimettere dentro un po' il tuo titolare e capire quanto lui sia soddisfatto del tuo operato. Dopo essere stato con Freccia, almeno ci abbiamo un po' un sunto completo. Claudio, cosa ci dici? eccomi. Allora, diciamo che sono, a parte che sono molto orgoglioso di tutti i miei collaboratori,
Olivia e Filippo sono i due miei personal beauty. Io li chiamo personal beauty perché sono come i personal trainer, no? Sono coloro che accompagnano le persone all'interno di un viaggio, di un percorso, per cui loro hanno un ruolo estremamente importante. Ecco perché ritengo questo ruolo determinante per la crescita delle aziende e sono, ti ripeto, orgoglioso di quello che hanno fatto e non a caso lo stiamo cercando di portare all'attenzione dei nostri colleghi all'interno dei percorsi accademici che abbiamo come in scuola, come training center. Proprio perché sono sicuro che non può che essere, diciamo, una grande opportunità per lo sviluppo delle aziende, quello di avere un manager che organizza e lascia più tempo alle persone che devono erogare i servizi per prepararsi, per organizzarsi, per essere all'altezza, sempre all'altezza, perché all'altezza lo sono, ma a volte, magari con l'organizzazione, capito, non efficace, si può perdere, diciamo, di vista diciamo, la concentrazione. Ecco, questa è la cosa più importante, avere persone che ci aiutano ad essere sempre sul petto, sempre organizzati, è estremamente importante. Quindi. Claudio, volevo farti una domanda, quindi il discorso è che in salone sia in 1, in 5 o in 15, secondo me vale la pena essere organizzati ed è fondamentale. Invece tu ci dici che l'invito è gratuito, giusto? L'invito è assolutamente gratuito, ma volevo chiudere questa, diciamo, intervista dove volevo il tuo contributo per, in un certo senso, darci un autorevole parere su quello che sta succedendo sul mercato oggi, anche in virtù del fatto che dobbiamo alzare l'asticella della specializzazione del servizio, ma Sul anche mercato in far questo vedere. momento è fondamentale. Se non si è organizzati, non si va da nessuna parte. Esatto. L'organizzazione all'interno di qualsiasi attività, che sia un dipendente, 3, 5, 20 e ancora di più, se si è ancora in maggior numero, è fondamentale. Senza organizzazione e senza avere un metodo, sia che si parli di cose manuali, ma soprattutto in cose dove normalmente il parrucchiere non è troppo avvezzo, quindi nell'organizzazione è ancora di più necessario, quindi assolutamente pro questa iniziativa che ti ringrazio che tu hai messo in piedi. Sì, diciamo che volevo chiudere questa intervista con te, con l'Olivia, che dovevate darmi, diciamo, un input da parte tua sul mercato, su cosa sente il mercato, da parte dell'Olivia, qual è stata la sua esperienza. Io personalmente sono molto orgoglioso, come dicevo, perché ho visto in questo anno di percorso formativo un grande cambiamento, ma è proprio quello che volevo in definitiva. E trasmettere, diciamo così, ai nostri affiliati, visto che questo ci stanno vedendo sui nostri social, quello che loro vedranno lunedì. Ecco, cosa porto a casa? L'identikit e il profilo della receptionist, cioè chi è, il valore aggiunto della receptionist, cioè cosa fa, tra il dire e il fare c'è di mezzo tanta roba e quindi come lo fa, tutto bello, ma cosa applichiamo da domani? Ecco, questo è quello che lunedì, in questi 90 minuti, porteranno a casa le persone che vorranno, diciamo così, deliziarsi della loro presenza. A Per che cui ora è lunedì? è alle 16, dalle 16 alle 17:30, siamo al training center. E quindi c'è questa opportunità completamente gratuita dalla quale si può conoscere questa azienda e poi volendo magari approfondire anche l'argomento qualora uno fosse interessato per capire come magari così personalizzare al meglio il proprio percorso formativo. Altrimenti il prossimo anno diciamo così, i consulenti freccia sono dentro i nostri percorsi accademici. Quindi, ma di questo ne parleremo con calma nelle prossime puntate. Io vi ringrazio e vi Quindi training auguro center grazie. via Milottini 6 di fronte ad 1 euro a Perugia, ore 16. Corretto. Ovviamente invitati paga Claudio Barcaccia. Perfetto, confermo. Grazie. Ciao ragazzi, buona Olivia, serata. grazie mille per la testimonianza, in bocca al lupo, ciao Claudio, bravo, ciao a tutti. Ciao Gianni, grazie mille. Ciao Olivia.